non ci vediamo su questi schermi, ma non sono state settimane particolarmente semplici, fra questioni burocratiche, pratiche, blackout, un po' di cose anche belle, devo dire, da fare. Non ho avuto tantissimo tempo e sinceramente nell'ultimo periodo ho anche meno, tra virgolette, voglia di stare su YouTube. Non fraintendetemi, a me piace pubblicare video, mi piace girarli, montarli, mi piace tutto quello che riguarda, diciamo, l'aspetto video. È proprio la piattaforma che a volte mi crea difficoltà, a volte mi ritrovo in preda a tantissima ansia quando leggo i commenti, soprattutto di persone che magari non mi seguono da tanto, che proprio non mi conoscono, e anche se non sono sempre veri e propri insulti, è una piattaforma che sta diventando per certi versi tossica, quindi mi ritrovo a non voler passare volentieri del tempo, a voler esporre, tra virgolette, anche tramite i vlog, anche se comunque cerco sempre di far vedere una piccola parte di quella che è la mia vita, ricercando dei momenti il più possibile belli. Per questo sento di dovermi prendere una pausa, nel senso di non impormi di pubblicare magari ogni settimana, ogni martedì, ogni domenica, di pubblicare questo, quest'altro, ma magari di prenderla, tra virgolette, con un po' più di calma e di semplicità. Questa cosa, ad esempio, non mi capita su Instagram, perché penso che sia molto più facile, per certi versi, anche se sono due cose diverse, comunicare e anche produrre certi tipi di contenuti. C'è anche più varietà, perché alla fine possono essere foto, più foto attraverso i caroselli, possono essere video, possono essere reel. Qua su YouTube invece il formato video è quello, e tutto ciò che ci sta dietro è forse un po' più laborioso. A volte sento che tutto quello che ci metto, il tempo soprattutto che impiego a migliorarmi, a fare qualche cosa, non sia, tra virgolette, ripagato qua su YouTube. Quindi non so, ho un po' di sentimenti contrastanti in quest'ultimo periodo, sommate a tutte le difficoltà della vita offline. Sento di dovermi riappropriare un po' della calma, del prendere le cose più, tra virgolette, lentamente. Poi vabbè, è estate, io spero che le persone stiano sempre più offline, che si godano un po' il bel tempo, possibilmente la famiglia, che si prendano del tempo, insomma, per se stesse. Spero di poterlo fare anche io prima o poi quest'estate, devo essere sincera. E insomma niente, tutto questo per dirvi che sarò un po' ballerina forse nella pubblicazione dei video, ma tranquilli, sul canale Telegram vi aggiorno sempre, proprio un minuto dopo che esce un video o un qualche cosa vi aggiorno sempre, quindi se volete rimanere aggiornati e ricevere così una notifica, trovate il link qua sotto. O comunque anche su Instagram sono sicuramente più presente, ecco. Comunque vogliamo parlare di quanto questa monstera sta prendendo il controllo di casa mia. A parte che quest'ultima foglia che ha fatto, fresca fresca, è meravigliosa, adoro. Come vedete è molto più chiara rispetto alle altre, proprio perché si è appena aperta. E là dietro da qualche parte c'è anche un'altra foglia che si sta aprendo, o meglio si deve ancora aprire questa qua. Già che ci sono, vi aggiorno su una delle recenti letture che ho fatto, Anime Sport, una sorta di saggio sull'animazione e il rapporto fra gli anime, i manga sportivi e lo sport in generale, a partire dalle Olimpiadi. Una lettura perfetta anche in previsione, cioè viste le prossime Olimpiadi, insomma. Bellissima invece l'autobiografia di Keiko Takemiya, il suo nome era Gilbert, lo devo ancora terminare, ma mi sta piacendo tantissimo. Questo perché al di là della vita, diciamo, privata dell'autrice, si parla tantissimo del panorama fumettistico degli anni 70 circa, quindi quando lei ha iniziato a proporsi, com'era il lavoro con le varie riviste, il rapporto con gli editor, il rapporto con gli altri colleghi, l'ispirazione, com'era considerato il genere shoujo, soprattutto rispetto allo shonen, quindi com'erano considerati e trattati per certi versi i fumetti per ragazzi in confronto ai fumetti per ragazzi, che cosa non era ben visto. Io sono arrivata al punto in cui sta parlando del boys love, che ancora era, diciamo, un genere che non esisteva, ma che si rifà, appunto, rientra un po' nella categoria degli shoujo, proprio perché è un tipo di fumetto destinato a un pubblico femminile. Insomma, per me, che amo tantissimo il mondo del fumetto e mi incuriosisce tanto, è strepitoso, quindi secondo me può essere una bella chicca. fatto un po' di casino qua nello studio, ho spostato tutto perché sto per fare la mia prima live su Twitch e sono un sacco in ansia perché non ho mai fatto, credo, una live da qua con questo computer, quindi ho un po' anche il timore che non si veda bene, non si senta bene, non lo so, oltre al fatto che probabilmente non mi seguirà nessuno. Quindi dovrò anche cercare di automotivarmi a continuare a parlare o fare qualche cosa, anche se non ci sarà nessuno, però vabbè, non voglio pensare a questo. Sono carichissima perché era una cosa che volevo fare da mesi, quindi mi sono detta ora mai più. Lo so che l'estate non è proprio il periodo migliore per iniziare cose nuove, però volevo buttarmi, e anche se ho timore, tante insicurezze, soprattutto dovute al fatto di mostrarmi per certi versi sempre al meglio, sempre al top, la paura magari di tra virgolette fare sbagli o comunque di non apparire al meglio, o la paura anche del giudizio delle altre persone. Insomma, penso che tutto questo mi abbia molto frenata dal portare tante cose lungo il percorso, quindi mi sono detta o lo faccio adesso o continuo a tenermi dentro il tutto, quindi ci provo. Tra l'altro ho risumato un vecchio ombretto bellissimo, ha questo effetto bagnato metallizzato, è di Nabla, non credo che ce l'abbiano più uno di quegli ombretti liquidi con un effetto appunto metallizzato, favola, bellissimo. Tornando invece alla live, farò vedere delle ultime cose che sono arrivate, che ho letto, e voglio provare degli snack giapponesi che appunto ancora non ho provato, tra cui questo taiyaki al matcha. Vi lascerò poi qua sotto in descrizione il link alla diretta. Velocemente parlerò di Kuro, di Somato, il primo volume che ho già letto, e tra l'altro non me lo aspettavo, ma praticamente per metà fumetto è tutto a colori e poi è in bianco e nero. Kuro è una miniserie, questo è il box che contiene tutti e tre i fumetti, mi è arrivato da parte di Culturhobby, che come sapete è una fumetteria online con cui collaboro. In realtà non vende soltanto fumetti, ma anche libri, gadget, videogiochi, action figure, eccetera. Da loro ho recuperato anche il numero 11 di Perfect World, che però devo ancora leggere perché sono un po' indietro, e proprio perché ci collaboro ho due codici sconto per voi. Il primo, CB5, con cui potete avere il 5% di sconto su tutti i libri e fumetti, e CB10 invece 10% di sconto su tutto il resto del sito. Comunque lo trovate qua sotto in descrizione. Dicevo che ho letto già il primo e mi è piaciuto tantissimo, anche se in realtà stavo per piangere ad ogni pagina, perché racconta molto brevemente la storia di questa bambina e del suo gatto nero. Da Panini mi è arrivato a sorpresa Detective Culetto si fa molto ridere, è molto simpatico, un fumetto per bambini con anche degli enigmi all'interno che si possono risolvere, molto molto carino. Ho appena finito di leggere, o meglio ho finito da 1 o 2 settimane, Norwegian Wood, quindi ne parlerò velocemente. E poi mi sono arrivati questi due libri totalmente inaspettati a sorpresa da parte di Lindau. Io, se non sbaglio, settimana scorsa vi avevo fatto vedere su Instagram questo libro che appunto era appena uscito per la casa editrice, perché la copertina mi piaceva tantissimo, quindi vi avevo semplicemente condiviso l'immagine e detto che appunto era uscito questo nuovo libro, e non mi aspettavo che me lo mandassero assieme a Viaggio nel Giappone sconosciuto, che volevo tantissimo recuperare, però ancora appunto non l'avevo potuto fare perché sto cercando di tenere da parte un po' di soldini, quindi siccome non sono giornate proprio felicissime, quando mi è arrivato questo pacco totalmente inaspettato con due titoli che non vedevo l'ora di leggere, mi sono messa a piangere. Sembra una cosa scema, ma è vero, mi sono veramente messa a piangere, mi sono commossa un sacco. Comunque vi farò sapere presto di entrambi, penso che inizierò subito questo perché è un libricino veramente piccolo piccolo, e quindi spero di leggerlo subito in modo da darvi poi subito un parere. E poi l'ultimo libro che farò vedere in live è quello che leggeremo assieme a luglio per il CB Book Club, famosissimo, non ha bisogno di tante presentazioni. Io ancora non l'avevo letto e non vedevo l'ora, quindi quale migliore occasione che gruppo di lettura.